Buonasera, come vedete quest'oggi ho... oddio che riflesso sul muro! Lo vedi? Ah no, non è riflesso sul muro, è riflesso sui miei occhiali. Oggi ho gli occhiali perché parliamo di rughe. Parliamo di rughe, come si dice rughe in inglese? Si dice wrinkles, come vedete qua sotto, si scrive con la W, con la W, ma non si pronuncia la W, quindi si va direttamente con la R, diciamo, wrinkles, 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 wrinkles. Attenzione, non si usa solamente per le rughe della pelle, si usa anche per esempio per dei capi di abbigliamento quando sono un po' stropicciati, quando hanno delle grinze, quando non sono stirati bene, ok? Anche quella è una wrinkle. Terzo significato, che è un po' poi da dove ho preso lo spunto per questo video, una signora ha detto I have a phobia of wrinkly fingers, quindi le dita rugose, le dita raggrinzite. Avete presente quando le lasciate tanto tempo nell'acqua, quando state in acqua per tanto tempo, nuotate per tanto tempo, vi vengono le dita rugose, wrinkly fingers. Questa qua c'aveva la fobia, quindi anche quando andava al mare con i bambini, lei put your hands up in the air sempre. Non faceva mai il bagno con le mani dentro l'acqua, ve lo dico. È vero, eh? I've started to get a few wrinkles around my eyes. Se faccio così, si vedono le rughe. His jacket was dirty and wrinkled. Quindi la sua giacca era sporca e stropicciata. Ultimo esempio, così vi insegno anche che cosa vuol dire to iron out, un altro phrasal verb che vuol dire stirare. Quindi, my mom ironed out the wrinkles in my pants or in my trousers. Quindi, mia madre ha stirato le pieghe, le grinze che c'erano sui miei pantaloni. Pants in americano, trousers in British English. Detto, fatto. Fine. Stop. Ciao.